stata una scommessa, senz'altro, perché noi avevamo pensato a migliorare la risposta a un bisogno e purtroppo quando eravamo proprio ai primi documenti da presentare in comune per questo nuovo asilo è scoppiata la pandemia. Ci abbiamo creduto ugualmente e ci crediamo ancora, anche se non siamo fuori dalla pandemia. Perché il nostro nido, che era in via Verbano, aveva bisogno assolutamente di essere ampliato, di avere degli spazi più adeguati, era ormai superato. Abbiamo quindi investito molto, sia prima di tutto in un progetto nuovo, sia a livello economico, perché non avevamo dei locali già pronti. I locali li abbiamo recuperati in via 20 Settembre dal CRS. Abbiamo sventrato tutti i locali, abbiamo fatto tutto nuovo a misura di nido e a misura anche di un nido inclusivo, in modo tale che ci siano spazi adeguati per i bambini che possono correre, che possono avere molti più spazi, anche per bambini invece che magari non possono correre, non possono saltare, ma che hanno bisogno di sviluppare maggiormente altri sensi, eccetera. Un nido con un progetto che si basa senz'altro su quello che in ogni nido si fa, ma che è particolare perché nel nostro nido essenzialmente lavorano sia educatrici che hanno sempre lavorato nei nidi, ma anche alcune educatrici e in modo particolare anche la coordinatrice che ha lavorato proprio con i bambini con disabilità nel CRS. Questa nostra esperienza la vogliamo proprio mettere a disposizione di tutte le famiglie.